quando ho conosciuto Lucilla, la prima cosa che mi ha colpito è stato il fatto che io ascoltavo lei parlare e raccontarmi della sua vita, delle sue passioni, delle cose che voleva fare nella sua vita. Ho capito che qualcosa stava cambiando e soprattutto ho capito che quando io ero con lei mi sentivo una persona migliore e da un certo punto, non potrò mai dimenticarlo, ho capito che poteva essere la donna della mia vita, che lo sarebbe stata, e ho telefonato mia madre, le ho telefonato e le ho detto che avevo trovato la donna con cui avrei voluto passare il resto della mia vita e che avrei fatto di tutto per conquistarla. Ho conosciuto Stefano grazie alla nostra amica e testimone adesso, Maria Rosaria. Però all'inizio, diciamo, non mi aveva interessato, non ero pronta. Però mi ricordo una mattina a casa di Maria Rosaria, mentre loro studiavano, il suo sguardo quando sono entrata in stanza e mi ha colpito, diciamo, il suo sguardo tipo a dire mi piaci. In quel momento ho capito che anche io provavo per lui una cosa piccola, embrionale, ma era già cominciata. Perché insieme ci divertiamo, ridiamo tanto e abbiamo le stesse radici. Per quello noi diciamo sempre che siamo una roccia. Io Stefano accolgo te, Lucilla, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Lucilla accolgo te, Stefano, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Lucilla, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Stefano, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.